Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Riprendiamo i lavori con Paolo Vannucchi di Teuron. Si chiama Ecodoo. Ecodoo. È stato battezzato Ecodoo. Va bene, buon lavoro. Grazie. Buon salve a tutti, sono Paolo Vannucchi, co-amministratore di Teuron, la cui azienda ha realizzato il prodotto Ecodoo. Ecodoo è una serie di applicazioni con la base del kernel di Odoo che risolvono le problematiche delle aziende che gestiscono rifiuti. Quindi il tema in cui parleremo oggi è quello dei rifiuti. Quindi è una verticalizzazione fortissima fatta grazie a un'esperienza ventennale nel settore da parte di tre componenti del nostro staff, e quindi nasce non dall'improvvisazione o da un aspetto di opportunità di settore, ma nasce da una certa esperienza che ora nelle slide che seguono vi farò vedere. Quindi ho preparato una sorta di programma in cui si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima parte vi racconterò un po' quello che è lo scenario di mercato, perché l'obiettivo della presentazione è quello di trasmettere un messaggio relativo a un settore di nicchia, un settore particolare, che è appunto quello degli operatori che lavorano in questo settore, che è quello della gestione dei rifiuti. E nella seconda parte della presentazione ci sono delle slide, ovviamente, chiamiamole slideware, dove ovviamente ci saranno delle videate di quello che abbiamo realizzato. Tenete conto, il progetto è giovane, molto giovane, quindi è un bimbo non in fasce appena nato, ma un bimbo che inizia a camminare. Sostanzialmente abbiamo iniziato i rilasci, i primi del 2022, i go live delle aziende che sono ovviamente con la piattaforma già funzionante dal 1 gennaio 2022. Quindi il progetto è nato un paio d'anni fa, molto giovane, e quindi l'obiettivo anche di questo incontro, di questa nostra presenza, è quello anche di trovare in questa forma eccezionale che è Odoo Italia forme di collaborazione che possono arricchire la piattaforma e possono arricchire anche quelli che sono gli scenari del settore. Intanto, chi siamo? L'azienda ha sedi, si sente dallo slang ovviamente, in Toscana. Abbiamo due sedi, una a Calenzano e una a Firenze e una a Viareggio. Siamo un organico di circa 7 persone, compreso gli esterni, arriviamo a una decina, analisti, programmatori. Il nostro business è concentrato sostanzialmente su Odoo, 80% su Odoo, il 20% seguiamo un altro settore particolare, un altro settore non sto a sottolineare. Abbiamo circa una settantina di clienti, tra questi una quindicina, ora se non ricordo male, ma comunque sono referenziati sui siti, sono enterprise, il resto sono applicazioni che lavorano sulla versione community. Quindi settori più disparati, dalla produzione ai servizi. Qui ci sono alcuni esempi di aziende che utilizzano, e qui ci tengo a sottolinearlo molto, utilizzano l'ERP in maniera integrata e completa. Stiamo parlando di tutta l'applicazione che va dalla CRM fino alla gestione finanziaria, contabile e quant'altro. Quindi, sempre per rimanere in tema dell'argomento del giorno, come sottolineavo prima, il progetto Ecodoo nasce da un'esperienza ventennale, cioè un'esperienza in cui anche il sottoscritto, ovviamente fondatore di aziende che si occupano di produzione di software per la gestione dei rifiuti in passato, tra cui quelle che sono menzionate appunto nella slide. Stiamo parlando di aziende del settore che lavorano in nicchie di mercato,
cioè non come stiamo parlando oggi e facciamo produzione per tutti, servizi per tutti. Questa è una nicchia particolare che risolve le problematiche di alcuni operatori che ora andremo a vedere chi sono gli operatori del settore. L'ultima esperienza insieme al mio co-amministratore Andrea Masi è di un'azienda che è quella che vedete in basso, Ecovision. È un'azienda che gestisce i rifiuti per la Toscana del Sud, stiamo parlando Arezzo, Siena e Grosseto, Ecovision. In particolare è Sei Toscana l'azienda. Noi abbiamo favorito la costituzione di Ecovision, che è una società ovviamente tecnologica, conferendo il nostro software che allora avevamo, un software proprietario, perché l'azienda in quella circostanza, invece di acquistare normalmente come si fa il software, ha acquistato l'intera azienda, e quindi noi abbiamo conferito i 15 dipendenti avevamo su questa piattaforma Ecovision che sta funzionando su questo grosso player. Stiamo parlando di un'azienda di circa un migliaio di persone, quindi un'azienda molto strutturata che siamo riusciti a far partire in circa un anno, cose che magari qui SAP ci impiegava forse 3-4 anni, credo, per far partire un'azienda del genere. Dunque, facendo una premessa per quanto riguarda ora le presentazioni che vi farò, dico il settore dei rifiuti è un settore che impone ovviamente, ecco perché molte aziende non si affacciano, aziende tecnologiche non si affacciano a questo settore, perché è particolare sia per la normativa da rispettare, che è una normativa molto stringente, che ora vedremo cosa consiste, e soprattutto accertare tutte le responsabilità. È un settore molto ovviamente controllato, gli organi di controllo, pensate, possono essere di tutti i tipi, dall'ARPAT alla provincia, alla regione, alla polizia, e quindi le aziende che operano in questo settore sono super controllate, e per quello anche il software deve essere ovviamente fatto con certe linee, con certi presupposti. Quindi lo scenario di mercato, stiamo parlando in Italia, ci sono circa 350.000 produttori, questo è un po' i nostri destinatari di Ecodoc, quali potrebbero essere. Qui ho menzionato alcuni attuali nostri clienti che utilizzano appunto la piattaforma già dal 1 gennaio 2022. Sì, quella che vedete nel mezzo è proprio la galleria degli Uffizi, e anche loro hanno in uso la gestione dei rifiuti con Ecodo, e quindi stiamo parlando di settori più disparati, che vanno dalla metalmeccanica, che vedete la Marelli, fino alla farmaceutica, alla chimica, aziende di servizi e quant'altro. Poi ci sono gli altri operatori, quelli che gestiscono proprio i rifiuti, quelli che li ritirano dai produttori, e sono anche qui una platea molto vasta, e sono circa 26.000 in Italia. C'è una fase progressiva di restringimento di mercato per quanto riguarda noi, ovviamente, perché queste aziende si stanno sempre più accorpando e stanno sempre diventando molto più strutturate, più grosse. Magari vi faccio un esempio: in Toscana c'erano prima 40 aziende che gestivano l'igiene urbana, adesso ce ne sono 3. Questo è un po' il mercato, come si sta muovendo in questo settore. Quindi c'è un mercato più grande, più strutturato, e quindi questo ci invoglia, diciamo, in questo contesto tecnologico, a essere molto più organizzati per andare a seguire aziende più strutturate. I competitors, cioè le aziende che oggi seguono la parte di gestione dei rifiuti, sono quelli che sono in questa slide, sono aziende mediamente di piccole dimensioni, aziende che comunque lavorano tutte quante in una nicchia di mercato, ma però che negli ultimi anni, grazie, diciamo, a questo concetto del pesce grande mangia pesce piccolo, sono state acquisite da grossi player tecnologici, come vedete nella slide, iniziare dalla Nika, che è stata comprata da Zucchetti, dall'Aeroinformatica è stata comprata da un'altra azienda, non mi ricordo, che la Logica è stata comprata da Terranova, e sono tutti grossi player che hanno acquistato ampiamente. Questo perché? Perché è un settore, quello dei rifiuti, un settore molto strategico, perché ovviamente è un settore in crescita, un settore molto particolare. Quindi cosa abbiamo realizzato? Noi dal kernel standard di Odoo abbiamo
creato una serie di applicazioni che si vanno a innestare perfettamente nel kernel di Odoo, senza ovviamente stravolgerlo, questo è ovvio, ma soprattutto questo innesto ci permette ovviamente di aggiornare a future versioni EcoDoo, quelle che saranno poi le evoluzioni naturali delle versioni che verranno rilasciate dalla casa madre. Quindi la strategia è quella comunque di avere in controtendenza rispetto ai competitor che avete visto prima, di andare diciamo su una piattaforma più strutturata, questo per andare diciamo a controbattere quello che potrebbero essere i grossi player, iniziando da SAP, Navision e quant'altro, che tra l'altro SAP sta facendo da un po' di tempo una verticalizzazione proprio su rifiuti, su grossi player tipo IREN. Ho fatto anche una sorta di analisi per quanto riguarda diciamo quali potrebbero essere gli elementi principali per affrontare il mercato. La forza ovviamente è quella del know-how, che ci permette ovviamente di avere la conoscenza, il dominus del problema, il dominio del problema. Voi occupandovi tutti quanti del gestionale sapete quanto è importante il dominus, il dominio del problema, e questo è un punto di forza, devo dire, della mia struttura, del mio staff, sono bravissimi i miei colleghi. La piattaforma integrata, la copertura ovviamente funzionale, anche questo è un aspetto importante, perché sono tutte aziende ovviamente hanno da gestire tutto il processo. Stiamo parlando di aziende che fanno sia servizi che produzione, perché il rifiuto lo vado a raccogliere attraverso il servizio, ma lo trasformo attraverso la produzione, cioè quelle cose che abbiamo visto precedentemente della produzione sono tipiche delle aziende che fanno rifiuti, cioè quindi io prendo un codice, lo lavoro, lo ammazzo e diventa una materia prima, diventa già una materia prima da introdurre nel processo produttivo. Quindi ci sono delle opportunità, che le opportunità quindi sono quelle di fare alla svelta e fare veloce, perché sennò i competitor arrivano, competitor dico di altro profilo, cioè quelli che ovviamente menziono primo tra tutti SAP. Soprattutto ci sono delle opportunità che possono essere le fiere Comondo. Noi partecipiamo, abbiamo partecipato all'ultimo Comondo 2022, faremo 2023, che è una fiera internazionale. Questo in Italia dovevano essere fieri, perché è una fiera molto importante, dove partecipano un numero impressionante di persone, e questo ci permette ovviamente di avere una vetrina di riferimento, dove sono presenti quelle aziende competitor che avete visto prima da sempre, da tanti anni, e dove noi ora iniziamo un percorso con Teuron di partecipazione. La debolezza ovviamente è quella di essere un progetto giovane, come ho detto prima, ovviamente di essere delle dimensioni. Teuron, un'azienda, non arriva neanche a 500.000 euro di fatturato, e quindi arranca quando andiamo a fare ovviamente confronti con grossi player per andare a proporre un prodotto di alto profilo su quei player che vi ho fatto vedere prima. Le dimensioni ovviamente sono importanti. I rischi sono quelli che appunto i concorrenti ci passano avanti, la mancanza di tempestività e soprattutto i processi organizzativi, che devono essere ovviamente predisposti in maniera tempestiva. Quali sono i vantaggi del sistema? Innanzitutto la tecnologia, ma ne avete già parlato ampiamente i giorni precedenti, quindi non sto a sottolinearlo, perché nel settore dei rifiuti sono importanti ovviamente i collegamenti che ci sono fra chi va fuori a fare un servizio, cioè quindi l'operatore si sposta con il mezzo, e quindi è importante la mobilità, le app, sono importanti diciamo ovviamente questi elementi per chi fa ovviamente servizi. È importante anche tutto il sistema di tracciabilità che Odoo ha, questo fantastico Odoo Trail che permette sempre di tracciare la transazione che viene fatta, e questo ci permette ovviamente di salvaguardare certi aspetti che riguardano la responsabilità appunto. L'esperienza del settore non la sottolineo ulteriormente, cerco di andare veloce se no non riesco a stare nei tempi. La copertura funzionale è un altro elemento importantissimo su questo. Quindi il contesto di riferimento in cui vogliamo ovviamente innestare Odoo è quello di andare diciamo a contrastare grandi player, è
diciamo, un'ambizione, però ci proviamo. Queste sono le referenze che vi ho fatto vedere prima, che già ovviamente è un aspetto importante, cioè partiamo già da una certa base che quindi ci permette ovviamente di andare a dire che questo sistema è un sistema, no, sull'idea, ma è un sistema che funziona già su una realtà e la realtà la già sta utilizzando, e questo è molto importante. Quindi quello che è un po' l'aspetto in cui abbiamo ovviamente focalizzato questo progetto è quello dell'integrazione del processo, cioè quindi fare le cose una volta sola. È quello che le aziende oggi ovviamente sono molto sensibili a questo aspetto, no? Quindi invece di avere i soliti 2 o 3 software o 4 che fanno chi la gestione dei mezzi, chi la gestione della contabilità, chi la gestione del magazzino, chi la gestione normativa, spesso la parte normativa se la tengono a parte, abbiamo cercato con un unico ERP quello di gestire nella sua globalità tutto il processo, cioè quindi arrivare fino alla consuntivazione del servizio. Quindi è soprattutto quello di controllare tutto il processo attraverso tutta una serie di elementi che sono tipici della normativa di riferimento, e qui sono a disposizione per approfondire tutti i vari elementi che riguardano la normativa di riferimento ai rifiuti. Stiamo parlando di formulari digitali, perché ora il formulario col Vivifir è un formulario che non è più cartaceo. Stiamo parlando alcune aziende ad oggi utilizzano le stampanti ad aghi per stampare il formulario, e quindi questa è stata una rivoluzione copernicana per il settore, perché stiamo parlando di un formulario virtuale che parte, diciamo, da un'interoperabilità che viene fatta con ecocamere, quindi il nostro cliente si scarica, cioè con interoperabilità si scarica e si stampa il formulario prima di partire con il QR code a bordo del formulario stesso. Sono tutti elementi che si possono approfondire, ovviamente sono a disposizione per fare demo, approfondimenti del caso, nessun problema. Quindi le aziende che si occupano di rifiuti devono gestire, come tutte le altre aziende, tutta la parte di interfaccia per quanto riguarda la parte commerciale, cioè quindi tutta la parte marketing, CRM e tutto lo stato di avanzamento del preventivo. Su questo conoscete benissimo tutto questo iter del CRM. La stessa cosa per l'area web, chi gestisce servizi su rifiuti, molte aziende adesso le stanno pubblicizzando questo servizio attraverso, diciamo, la parte web. Ora lì non c'è bisogno di un e-commerce strutturato, cioè solo da referenziare i servizi che l'azienda vuole svolgere o i rifiuti e poi ritirare. Stiamo parlando anche di rifiuti ovviamente dismessi, tipo la strumentazione tecnologica dismessa, i toner, eccetera. Le aziende li presentano e c'è tutto il processo ovviamente legato alla parte e-commerce. Tutta la gestione delle risorse, ho detto prima che è un settore dove all'interno si gestiscono i servizi, è ovvio che stiamo parlando di flotte, di attrezzature, stiamo parlando di persone, e quindi tutto quell'aspetto riguarda le risorse è gestito nella sua totalità, con parte standard di Odoo, dove tutti questi elementi sono stati integrati in minima parte, sia per quanto riguarda mezzi sia per quanto riguarda le persone, perché su quello dovevamo andare a definire bene quali erano gli skill delle persone per poi schedulare in automatico i servizi da svolgere, e sui mezzi la stessa cosa, cioè quindi ci sono degli elementi che poi devono essere approfonditi, e su Ecodoo questi sono stati fatti. Tutta la gestione del ticketing, quindi quando si richiede un servizio tutto il processo parte dalla richiesta del produttore, del cliente, e lì parte il processo, cioè quindi si fa una richiesta e lì si inizia il processo di schedulazione, di gestione, di schedulazione appunto del servizio, dove all'interno della schedulazione del servizio abbiamo definito un concetto importantissimo, è quello del bersaglio, cioè quindi il bersaglio è il punto di riferimento da tenere in considerazione per poter andare a svolgere il servizio, che nella fattispecie
può essere benissimo un'unità locale, può essere un'utenza, può essere un pezzo, diciamo, di una strada dove magari c'è dei rifiuti abbandonati, quindi può essere, diciamo, il bersaglio dove dobbiamo andare a svolgere il nostro servizio. Quindi gestiamo tutto lo stato d'avanzamento attraverso la parte servizi, dove c'è la schedulazione del servizio, tutte le varie fasi, e poi l'utente si può gestire anche nell'impostazione delle fasi. Cerco di andare veloce perché i tempi sono stretti. Tutta la gestione della fase ovviamente previsionale, il servizio è un elemento importante per gestire al meglio tutto il processo, perché dal servizio ovviamente scaturiscono tutti gli automatismi ovvi della procedura, cioè perché dalla gestione del servizio posso già predisporre tutta la documentazione necessaria. Stiamo parlando di documentazione ovviamente di riferimento del settore, i formulari, tutte le schede di caratterizzazione e quant'altro. Un elemento molto importante, che è un po' il fulcro di tutto il processo operativo di chi gestisce i rifiuti, è l'omologa. Cioè, nell'omologa, noi nella nostra analisi, vi parlo insomma di un'analisi che viene un po' da lontano, viene dalle esperienze di diversi gestionali, abbiamo un po' concentrato tutta quella che è la caratteristica, la caratterizzazione del rifiuto, tutta la caratterizzazione di chi produce quel rifiuto, per arrivare poi anche a tutta la definizione di tutto il processo, perché all'interno dell'omologa poi possono essere definiti anche tutte le varie attività che si svolgono sul rifiuto, tutte le fasi di lavorazione, le analisi chimico-fisiche a cui subisce il rifiuto. E questo, diciamo, è frutto di tutta una serie di analisi che, come dicevo, nel corso del tempo ci hanno permesso ovviamente di realizzare un prodotto che ad oggi credo si possa collocare anche in una buona fascia di mercato, perché ovviamente stiamo parlando non tanto per l'applicazione che abbiamo costruito noi, ma tutto quello che sta dietro, tutto il mondo di Odoo e tutto, cioè il mondo dei partner cui qui in questa sede fa parte, cioè fanno parte le vostre aziende. Quindi un altro aspetto importante, stavamo parlando di tutta la parte commerciale, sono gli ordini, il contratto, cioè quindi tutta la parte commerciale di riferimento con il partner fatturazione, perché c'è il concetto appunto di partner di fatturazione, dove viene inserito un contratto che poi è un ordine particolare, perché ovviamente nel mondo dei rifiuti le variabili e le discriminanti per cui si definisce un listino e un prezzo sono molteplici, possono essere molteplici, non è una variabile legata a un listino one to one, ma sono ovviamente le variabili possono essere tante. Ora ripeto, non sto a sottolineare l'argomento perché sennò magari rischiamo di non stare nei tempi. Poi abbiamo ovviamente le autorizzazioni, tutti i soggetti che lavorano nel mondo dei rifiuti sono autorizzati. E le autorizzazioni, anche lì abbiamo sviluppato un'interoperabilità con un sistema che è sviluppato da EcoServed e ci permette ovviamente di reperire l'autorizzazione del soggetto all'interno del sistema. Tutta la consuntivazione, quindi una volta che abbiamo svolto il servizio, una volta il formulario è rientrato in sede, abbiamo tutta la consuntivazione del lavoro e viene in maniera semi-automatica, perché ovviamente quando il lavoro è preparato a monte tutta la parte di consuntivazione è molto più leggera, cioè da confermare i dati precedentemente previsti si svolge la consuntivazione. Ovviamente c'è tutto il sistema di mappe, i bersagli a cui facevo riferimento prima sono tutti punti posizionati su una mappa dove c'è la classica longitudine e latitudine, perché non è solo l'unità locale di riferimento, ma potrebbero essere ovviamente anche cantieri, anche zone dove non c'è una vera e propria unità locale. Ecco, c'è tutta la gestione, ovviamente, come dicevo prima, le aziende fanno anche produzione, tutta la gestione dello stoccaggio e del trattamento, perché questo è il termine
corretto per quanto riguarda le aziende che fanno rifiuti, si chiama trattamento, perché ci sono all'interno delle due colonne centrali lo scarico per lavorazione e carico per lavorazione, cioè quindi quando, fatto l'esempio prima, si ammazza un codice del rifiuto e si produce una materia prima o si produce un altro codice, c'è cioè una sorta di lavorazione che le aziende svolgono, lavorazione interna, e quindi hanno necessità di avere sempre sotto controllo quella che è il monitor, diciamo, per quanto riguarda il magazzino. E per ultima, non perché non è importante, ma i nostri potenziali clienti la danno per scontata, tutta la parte normativa, cioè quindi il sistema produce già tutti i formati previsti dal MUD, cioè il MUD è la dichiarazione annuale, il modello unico di dichiarazione annuale per i rifiuti, e tutta la parte VVFIR, di cui ho parlato anche prima. E il reentry è il futuro, diciamo, registro carico e scarico, sarebbe un registro che le aziende devono tenere per gestire tutti i processi di carico e di scarico. Un registro interno che ancora viene stampato e ancora viene vidimato alle camere di commercio, e devono ancora tenere in formato, adesso cartaceo, ma con reentry andremo su un formato elettronico. Se qualcuno di voi si ricordano il SISTRI, che è stato un po' uno spettro per il mondo dei rifiuti, questa è l'evoluzione del SISTRI in formato molto più semplice. Grazie per l'attenzione a tutti. Grazie. Sono a disposizione. Grazie Paolo. Quindi praticamente voi state costantemente a fare l'aggiornamento del MUD ogni anno, perché bravissimo. Arriva. È così. Cambiano in continuazione il tracciato. E i tracciati, quindi. Sì, certo. Va bene, ci sono domande? Vediamo se compare il famoso bot. Ecco, arriva. Integrate tecnologie RFID per la raccolta differenziata? Allora, questa è una domanda interessante, perché, come dicevo prima, è una delle nostre prossime attività che andremo a svolgere, perché nel progetto, che ho detto è giovane, la parte che stiamo consegnando, tra l'altro, i prossimi due mesi, sempre i tempi che abbiamo noi, no? Come software house, sai benissimo, dovremo farcela. Ipotizziamo. Ipotizziamo. Dovremo consegnare tutta la parte dei servizi evoluta, e quindi integreremo anche tutta questa area dell'RFID. Okay. Ben vengano, insomma, anche... Ci chiedono su che versione di Odoo? Adesso è sulla 12 e 14. I clienti che stanno utilizzando la versione sostanzialmente sono concentrati sulla 14. Perfetto. Però abbiamo anche alcuni clienti sulla 12. Facciamo le ultime due domande. I vostri clienti sono solo nel settore dei rifiuti? No. Okay. No, noi ci abbiamo sul settore dei rifiuti, è un progetto giovane, come dicevo, è partito un anno e mezzo fa. Noi abbiamo 12 clienti sull'ambito rifiuti, okay. Il resto sono tutti Odoo. Nell'ambito Odoo standard. Okay. Servizi e produzione standard. Contabilità coperta con Odoo prevede la registrazione in effettivo su registri contabili? Questa sì. È da interpretare, certo. Però credo di sì. Sì, certo. Okay. Va bene. L'ultima e poi stop. Quanto tempo per sviluppare il modulo? Allora, c'è stato il tempo dell'analisi è stato quasi nullo, perché l'analisi c'era già. Veniamo da un'esperienza ventennale nel settore dei rifiuti, quindi quella è stato un vantaggio, però per lo sviluppo stiamo parlando di un progetto, è nato due anni e mezzo, tre anni fa. Okay. Parliamo due anni e mezzo, tre. Va bene, io ti ringrazio. Grazie a voi. Anche tu, tra l'altro, sei una new entry degli Odoo Days Italia come relatore. Ah sì, sì, prima. Grazie. Va mille. Bene, grazie. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.